gli audio racconti. Serie Solar Pons. Il fu signor Faversham di August Derleth. Letto da Adami. Rileggendo i miei appunti sui casi che, durante un decennio, a partire dal 1919, richiesero l'intervento di Solar Pons, trovo che sono molte le vicende talmente sorprendenti da meritare di essere portate fin nei minimi particolari alla conoscenza del pubblico. Appartengono tutti a quel periodo, tanto per fare qualche esempio, il caso davvero sbalorditivo delle voci mormoranti, noto al pubblico per vari mesi come il mistero di Swansea, il curioso interludio del commesso viaggiatore di Sotheby, trovato morto in una villetta disabitata, il cardinale nero, l'incredibile congiura che minacciò di minare le fondamenta del papato e di rovesciare metà dei governi dei paesi europei. Però pochi dei problemi che si presentarono durante il decennio in questione mi affascinarono quanto il caso del fu signor Faversham. Le circostanze si presentavano come sommamente sconcertanti quando Solar Pons ne venne a conoscenza leggendo sul News of the World un articolo pubblicato con il titolo «Sorprendente mistero nello Strand». Vidi i suoi occhi illuminarsi e notai che egli aveva letto l'articolo due volte prima di dirmi. «Questo sì che è un mistero avvincente, Parker!» Rise sommessamente, poi continuò. «Il professor F. V. Faversham, docente nell'Università Merck, è entrato in casa sua ed è scomparso. Naturalmente deve trattarsi di una topica del cronista», risposi. Pensoso, Pons scosse la testa. «A prima vista non mi pare. La parola entrato è scritta in grassetto, e sebbene l'argomento sia trattato piuttosto alla leggera, resta il fatto che l'articolista sottolinea, senza possibilità di errore, che la scomparsa di Faversham è avvenuta mentre questi si trovava in casa. In qualche modo sarà pure uscito», soggiunsi. «Pare che non ne abbia avuto la possibilità. State a sentire». Il professore era in licenza e, avendo progettato di rimanere assente 6 mesi, prima di partire aveva fatto sprangare con delle assi le porte e le finestre della sua casa. Tutte le aperture quindi erano ostruite, a eccezione dell'ingresso principale, che però, al momento della scomparsa, a quanto risulta, era sorvegliato. Rientrando dalla Scozia, invece di proseguire per la Germania, dove aveva intenzione di trascorrere il resto delle vacanze, Faversham aveva deciso di fermarsi 5 giorni a Londra. Mi misi a ridere, esclamando: «Passaggi segreti!» Pons sorrise. «Forse andremo a fare una passeggiata da quelle parti questa sera. In questo non ci vedo niente di male. Ritengo che sia tutta una montatura dei giornali», dissi. «Possibilissimo, Parker», ribatté Pons. «In ogni caso, questo gentiluomo, il professor Faversham, allontanandosi così radicalmente dalla prassi abituale fino al punto di entrare in casa e svanire, ci ha fatto un vero favore. Le persone che escono di casa e non si fanno più vedere sono troppe. La loro scomparsa, in genere, è un fatto talmente banale che raramente attrae la mia attenzione, a meno che, naturalmente, la scomparsa non abbia caratteristiche così bizzarre da spingermi irresistibilmente ad interessarmene». «Il nome di Faversham non mi giunge nuovo», dissi. «Mi richiama alla mente qualcosa che ho letto a proposito della Corte di Giustizia. Sì, credo che egli sia un giurista». «Ah sì? Allora senza dubbio deve insegnare diritto nell'Università Merck». Non aggiunse altro e la scomparsa del signor Faversham apparentemente passò nel dimenticatoio, visto che Pons non fece più cenno al suo progetto di recarsi in serata alla casa di Slade Street. Ma non passò molto tempo e il caso del signor Faversham tornò alla ribalta. Un'ora più tardi, infatti, udimmo improvvisamente suonare il campanello e, poco dopo, Mrs. Johnson introdusse 2 attempati gentiluomini. In uno di loro riconobbi immediatamente il dottor Joseph Dunnell, rettore dell'Università Merck. Precedendo il suo compagno, egli complimentò Pons, presentandosi
e presentando poi il collega, il dottor Hanley Fessenden, anch'egli docente nell'università. «Accomodatevi, signori», disse Pons. «Grazie», rispose in tono compassato il dottor Dunnell, lisciandosi nervosamente le basette. «Siamo qui per chiedervi di assisterci con la vostra opera professionale in una faccenda che tocca da vicino la nostra università. Una faccenda molto delicata, signor Pons». «Ah sì? Davvero?» Dando una corretta interpretazione all'occhiata che i due mi lanciarono, Pons mi presentò, deviando però immediatamente la loro attenzione. Infatti, fece presente che, avendo essi deciso di venire a piedi fino a casa nostra, per raggiungere Pride Street, avrebbero fatto molto meglio a risalire Southampton Street, invece di prendere la Kingsway prima e Oxford Street poi, e poi ancora la Edgware Road, strade, fra l'altro, assai più polverose di quella diretta. Con queste deduzioni, basate ovviamente sui loro pantaloni impolverati, Pons riuscì nell'intento di polarizzare nuovamente l'attenzione dei due. Allora si appoggiò alla spalliera, congiunse la punta delle dita e assunse l'atteggiamento di chi attende una spiegazione. Il dottor Dunnell si raschiò la gola. «Avete per caso letto sul giornale che il professor Faversham, membro della nostra università, è scomparso?» «Sparito dopo essere entrato in casa», disse Pons, prendendo in mano il quotidiano che soltanto poco tempo prima aveva messo da parte. Il dottor Dunnell annuì. «Allora, per sommi capi, siete al corrente. Il professor Faversham è sempre stato un uomo di una rettitudine esemplare, signor Pons. All'università gode di alta stima e ha la reputazione di possedere un grande ingegno, oltre che una simpatica personalità. Ha sempre condotto una vita molto metodica e pertanto la sua strana scomparsa ci appare ancora più stupefacente. Non possiamo fare a meno di temere che sia stato vittima di un delitto». «Sospettate forse di qualcuno?» «Oh no, di nessuno, signor Pons», rispose Dunnell. «Allora è chiaro che dovete avere una ragione specifica per temere che il professor Faversham sia stato ucciso. Posso conoscerla?» «Oh, certamente, signor Pons. Ecco di che si tratta. Il professor Faversham, come nostro tesoriere, da un anno a questa parte amministra, a suo criterio, un fondo di 10.000 sterline, denaro dell'università. 5 giorni fa il professore, che sta usufruendo di una licenza di 6 mesi, è tornato a Londra dopo aver trascorso 3 mesi in Scozia. Al suo rientro, egli ha reputato conveniente ritirare il nostro denaro dalla banca. Convinti che agisse nell'interesse dell'università, non gli abbiamo chiesto la ragione». «Quando è stato prelevato il denaro?» «Ieri mattina, signor Pons. Avrebbe dovuto essere versato di nuovo in banca entro oggi, dato che il professor Faversham aveva in programma di partire domani per trascorrere a Berlino il resto delle sue vacanze». «Vi ha avvertito che intendeva fare il prelievo?» «Certamente. Tutto si è svolto secondo la prassi». «E quante persone erano al corrente dell'operazione bancaria?» domandò Pons dopo una breve esitazione. «Temo che seguendo questa linea non andrete lontano, signor Pons. Ammetto che siamo stati piuttosto incauti e la faccenda si è risaputa. Praticamente tutti i professori e gli assistenti ne erano al corrente, senza contare, si intende, i funzionari della banca». Pons contemplò la sua pipa con aria pensierosa. «Non avete chiesto nessuna spiegazione al professor Faversham?» «Nessuna. Ovviamente gli abbiamo lasciato capire che noi attendevamo una spiegazione, ma lui non ci ha fatto parola delle sue intenzioni». «Una procedura piuttosto inusitata, per non dire irregolare, non è così?» «Oh, molto irregolare, signor Pons, lo ammettiamo. Ma era già stata seguita altre volte e le transazioni del professor Faversham non erano mai risultate svantaggiose, anzi. Egli aveva un fiuto particolare per i buoni investimenti e tutte le precedenti operazioni avevano dato risultati eccellenti». «Come avvocato, il signor Faversham doveva conoscere persone importanti in altri campi.
Nell'ambiente degli agenti di cambio, poniamo. Esiste la possibilità che egli abbia investito il vostro denaro in titoli? Il dottor Dunnell sembrava a disagio. Il suo volto austero arrossì leggermente. Dopo aver scambiato un'occhiata col collega, si decise ad ammettere che l'ipotesi che il professor Faversham giocasse in borsa era già stata fatta. Lo disse in tono freddo, circospetto. Per un po' Pons stette zitto, ma i suoi occhi si fecero più acuti. Durante questi giorni che ha trascorso a Londra, il professor Faversham ha abitato a casa sua in Slade Street oppure in albergo? Questo non sapremmo dirvelo. Parte del giorno la passava a casa sua, ma è certo che non vi passava le notti. Sapete se qualche volta egli abbia ricevuto visite in casa? Sappiamo che ha ricevuto una persona, signor Pons, perché egli stesso ce ne ha parlato. Il dottor Hans von Ruda, un professore in pensione, ex insegnante nell'università di Bonn. Li avete mai visti insieme? Abbiamo visto von Ruda entrare nella casa di Faversham. Io abito nella stessa strada, proprio di fronte al numero 27. Pons rimase immobile per alcuni istanti, come assorto. Poi disse: «Suppongo che vogliate incaricarmi di trovare il professor Faversham e le 10.000 sterline». «Proprio così, signor Pons. Non ci farebbe piacere che i membri del consiglio accademico venissero a sapere che avevamo l'abitudine di disporre dei fondi dell'università in modo tanto poco ortodosso. Il dottor Fessenden e io ne facciamo una questione personale e vi diamo carta bianca, impegnandoci a pagarvi il vostro onorario e i rimborsi di tutte le spese». «Benissimo, signori, accetto l'incarico». Non appena Pons ebbe accompagnato alla porta i due professori, uscimmo anche noi. Preso al volo un tassì, entro pochi minuti avevamo già superato i nostri clienti che si dirigevano lentamente verso l'università. Percorsa rapidamente Edgware Road, un ingorgo del traffico fra la Bayswater Road e Oxford Street ci costrinse a una sosta di alcuni minuti al Marble Arch. Ciò nonostante, impiegammo assai meno di mezz'ora per arrivare al numero 27 di Slade Street. Nel giovane poliziotto che scese i pochi scalini che conducevano alla porta principale, riconobbi Maker, col quale Pons e io avevamo già collaborato in precedenti occasioni. Mentre noi attraversavamo il marciapiede, egli ci venne incontro sul vialetto d'ingresso. «Niente di speciale come casa, non vi pare, Maker?» disse Pons a mo' di saluto, mentre osservava la mediocre costruzione piano terra decorata a stucco che ci stava davanti. «Su per giù come quasi tutte le altre di questa strada, signor Pons. L'ha fatta costruire Faversham circa 3 anni fa». «Tutte le aperture sprangate, proprio come dicevano i giornali», disse il mio amico. «Sì, per il periodo di assenza del professore. Un lavoro coi fiocchi, per di più. Non c'è un buco dal quale egli avrebbe potuto uscire, se si eccettua la porta principale, questa qui». Sul volto intelligente del giovane poliziotto scese un velo di perplessità. «E in casa non c'è proprio, eh?» «Assolutamente no, signor Pons. L'abbiamo perquisita da cima a fondo. Non una galleria, non un passaggio segreto, niente. Garantisco che abbiamo frugato dappertutto, tenendo presente che non potevamo permetterci di trascurare una qualsiasi apertura, anche la più assurdamente minuscola». «Perbacco», disse Pons con un sorrisetto. «Se Faversham non è nella casa, non potendo uscire se non dalla porta principale, vuol dire che è proprio da questa porta principale che egli è uscito». «Ed è esattamente questo che non ha fatto, signor Pons». «Ah, no?» «No, il professor von Ruda giura che non ha perso di vista la porta per un solo istante. Ma c'è di più. Nel momento in cui von Ruda si accorse della scomparsa di Faversham, io ero qui, davanti alla porta». «Ma che strano, e com'è successo?» «Von Ruda era venuto a trovare Faversham. Quando stava per andarsene, il professore si offrì cortesemente di accompagnarlo fino allo Strand e di fargli compagnia in attesa che passasse un omnibus. I due uscirono sul poggiolo, antistante la porta d'ingresso.
Era una nottataccia umida e nebbiosa, perciò Faversham rientrò in casa per andare a prendere l'impermeabile. Von Ruda rimase sul terrazzino, aspettando che Faversham uscisse di nuovo. Alla fine, stanco del lungo indugio, entrò anche lui, dirigendosi verso la nicchia in fondo al piccolo corridoio, dove abitualmente Faversham appendeva l'impermeabile. L'impermeabile c'era, ma il professore no. Von Ruda, che non aveva mai perso di vista la porta d'ingresso, non avendo trovato il collega, si mise a chiamarlo. Infine, visto che non riceveva risposta, tornò sul poggiolo. Proprio in quel momento io stavo passando qui davanti e, udendo i richiami, mi inoltrai nel vialetto. Von Ruda, non appena mi vide, mi mise al corrente dell'accaduto. Gli dissi di rimanere qui, cosa che egli fece, e telefonai all'ispettore Jameson. Di conseguenza, la porta non è rimasta incustodita neanche per un solo minuto. Mentre rifletteva, Pons tirò fuori la pipa e la caricò tenendo gli occhi fissi su Maker. Ammetterete che è semplicemente assurdo ritenere che il professore si sia volatilizzato. D'accordo, signor Pons, ma dove è andato a finire allora? Abbiamo messo sottosopra tutta la casa. Siamo arrivati fino a scavare il pavimento del seminterrato. Beh, delle due l'una. O Faversham è uscito da questa porta, o non vi è uscito. Vi do la mia parola che non è uscito, disse Maker. E allora io vi do la mia che non è mai entrato. Maker lanciò un'occhiata interrogativa. Ma Von Ruda lo afferma decisamente. Lo ha visto entrare. Che cosa si sa di questo Von Ruda? Chiese Solar Pons. Ha insegnato a Bonn fino al 1921. Per quanto ne sappiamo noi, il suo stato di servizio è perfetto. Era docente di filosofia, ma insegnava anche lettere e diritto. Una sfilza di lauree da fare invidia a un intero consiglio di professori. Abbiamo subito telegrafato all'università. Von Ruda è stato trattenuto, suppongo. Certo, Jameson si è impuntato. Secondo me Von Ruda deve essere fuori dalla grazia di Dio a quest'ora. Aveva prenotato il posto per imbarcarsi domani, ma da come si sono messe le cose non potrà partire finché non avremo trovato una pista per far luce sulla scomparsa di Faversham. Pons rise sommessamente. Un punto a favore di Jameson. Ha avuto il buon senso di accorgersi che ci deve pure essere una falla in questo pasticcio e non vuole correre il rischio di vedersi sfuggire di mano il suo teste principale. Maker spalancò la porta d'ingresso, permettendoci così la vista di un breve corridoio. In fondo era ben visibile la nicchia con l'attaccapanni, dal quale pendeva l'impermeabile. Pons, dopo una breve sosta sulla soglia, raggiunse rapidamente la nicchia, voltandosi poi a guardarci con aria perplessa. «Penso che da qui non potesse fare a meno di vedere la porta», fu il suo breve commento. Von Ruda ha spiegato perché non ha cercato nelle altre stanze. Per evitare la seccatura di mettere in ordine una stanza da letto, Faversham si limitava a usare soltanto la biblioteca, dove aveva montato una branda per le notti che intendeva trascorrere a Londra. La porta immediatamente a destra dell'ingresso, dà nella biblioteca. Von Ruda guardò dentro, tornando sul terrazzino, e Faversham non c'era. «E le altre porte? Sentiamo un po'.» «Tutte chiuse a chiave, signor Pons. Io stesso ho controllato prima di chiamare Jameson.» Pons annuì e si avvicinò rapidamente alla porta della biblioteca. «Bene, e allora diamo un'occhiata qua dentro.» Era una stanza bassa, semibuia. Maker, entrando, accese la luce. Potemmo vedere così che le pareti erano coperte di alti scaffali pieni zeppi di libri, che arrivavano fino agli stipiti della porta e dell'unica finestra. Nel mezzo della stanza era collocato uno scrittoio, sul quale erano sparpagliate delle carte e due libri. Uno chiuso, con un pezzetto di carta che sporgeva come segnalibro. L'altro, aperto al punto in cui Faversham doveva essere arrivato nella lettura all'arrivo di Von Ruda, poggiato a pagine in giù sul ripiano. Vicino agli scaffali, a sinistra della scrivania, una branda. Le lenzuola sgualcite e in parte buttate indietro
dimostravano che dovevano essere state usate di recente. Pons si avvicinò immediatamente al letto e si mise in ginocchio per esaminarlo più accuratamente. Rovesciò cautamente le lenzuola e impiegò un bel po' di tempo per scrutare le impronte sul letto. Quando si rialzò, mi accorsi subito che doveva aver scoperto qualcosa, ma mi guardai bene dall'interrogarlo. Già sapevo che ne avrebbe parlato lui stesso a tempo debito, qualora la sua scoperta, in seguito, si fosse rivelata producente ai fini della soluzione del mistero. Poi egli esaminò i libri e i documenti che si trovavano sulla scrivania. Passò uno dei documenti a Maker. Era il passaporto del professor Faversham, con visto d'uscita datato per il giorno seguente. In seguito Pons dedicò la sua attenzione ai libri allineati sugli scaffali, passando da una scansia all'altra ed estraendo qua e là dei volumi per scorrerne le pagine. Andò su e giù per la stanza varie volte e alla fine tornò al punto di partenza. Contrariamente a quanto ci aspettavamo, non smise di esaminare i libri, ma anzi ricominciò tutto da capo, tirandoli fuori uno per uno, a eccezione di quelli che egli ricordava di aver già sfogliato. «Potreste accompagnare Parker nelle altre stanze, Maker?» disse egli rivolgendosi alla gente. «Io qui ne avrò ancora per un bel po'». Con una certa riluttanza, Maker acconsentì. Tornando in biblioteca, trovammo Pons assorto nell'esame di un volume scritto in tedesco, il cui autore, come risultava dalla copertina, era il dottor Hans von Ruda. Quando noi entrammo, sollevò lo sguardo dal libro. «Desiderate visitare il resto della casa, signor Pons?» chiese Maker. «Penso di no. La mia piccola ispezione ha dato buoni frutti, e dubito che nelle altre stanze vi sia qualcosa che possa essermi di maggiore utilità. A proposito, questo libro me lo porto via. È un trattato di filosofia scritto dal dottor von Ruda, una copia omaggio che l'autore ha regalato a Faversham, ritengo, visto che c'è una dedica datata Natale 1921. «Era su uno scaffale?» chiese Maker. «No, in un cassetto della scrivania». Lasciammo la casa. Accompagnandoci lungo il vialetto, Maker domandò. «Signor Pons, non potreste aiutarci con qualche suggerimento?» «Vi consiglio di esaminare i libri in biblioteca. Potrebbero mettervi sulla buona strada. E guardate anche nei cassetti, se ancora non lo avete fatto. A proposito, avete fatto accertamenti all'albergo di von Ruda?» «Naturalmente. È la Delphi». «Ah sì? Beh, farò anch'io una telefonata». Pons, che stava voltandosi per andarsene, ebbe un attimo di esitazione. «E poi, Maker, farete bene a esaminare più accuratamente la branda. Penso che vi accorgerete che è stata usata una sola volta. Sembrerebbe anzi che sia stata usata soltanto per buttare polvere negli occhi. Eppure Faversham era a Londra da 5 giorni. Il dottor Dunnell, che abita proprio qui di fronte, in quella casa bianca con la cancellata, mi ha detto che Faversham le notti non le passava qui». «E voi che cosa ne deducete, Pons?» «Ne deduco che sarebbe bene scoprire dove Faversham passava le sue notti, non vi pare, Maker?» «Oh sì, può darsi», concordò Maker sempre più perplesso. «A che ora vi danno il cambio qui?» «Stasera alle 7:30, ma devo andare a fare il mio rapporto a Scotland Yard prima di essere libero». «Beh, se non vi disturba troppo, cercate di fare un salto in Pride Street prima di mezzanotte. Può darsi che io abbia delle novità per voi». Era già buio quando tornammo a casa. Dopo aver acceso la lampada schermata di verde sul tavolo del nostro studio, Pons si tolse di tasca il libro in tedesco e me lo porse. «Date un'occhiata, Parker. Direi che è piuttosto interessante». Presi il libro e mi misi ad esaminarlo, mentre Pons si dedicava alle sue telefonate. Il titolo, Di filosofie, era impresso a grandi lettere dorate sulla copertina del pesante volume di circa 900 pagine, rilegato in tela nera. La dedica era manoscritta sul frontespizio. «Mit freundlichen Gruß, Hans von Ruda, Weihnachten, 1921». Sebbene il libro fosse stampato su carta riso sottilissima,
i caratteri tipografici molto grandi ne rendevano agevole la lettura. Lo girai e rigirai fra le mani, lo sfogliai con cura, nella speranza di scoprire che cosa mai Pons vi avesse trovato di speciale, ma quando il mio amico ebbe finalmente finito di telefonare, io ne sapevo quanto prima. «Allora, quali sono le vostre osservazioni?» chiese Pons. «A prima vista direi che il libro è stato ben poco maneggiato», mi azzardai a dire. «Elementare, ma non irrilevante, se si tien conto del fatto che Faversham e Von Ruda sono vecchi e cari amici. Dal momento che Faversham ha ricevuto il libro fin dal 1921, avrebbe avuto tempo a volontà per leggerlo tutto. E invece molte pagine non sono neanche state tagliate. Non avete notato altro?» «Niente. Perché?» «Non importa. Riparleremo del libro più tardi». E mise da parte il volume. «Avete visitato la casa, Parker. Che cosa avete visto?» «Abbastanza per convincermi che Faversham non può essere uscito né da una finestra né da una qualsiasi porta secondaria. Tutte le aperture sono chiuse da solide assi. Nessuno avrebbe potuto forzarle senza lasciare tracce eloquenti. E tracce non ne esistono. Inoltre, Maker ha battuto sistematicamente tutte le pareti. Date le modeste proporzioni dello stabile, non c'è materialmente spazio per passaggi segreti o altre cose del genere. Il che, del resto, farebbe pensare a intenti criminosi da parte di Faversham e non da parte di estranei». Pons si strinse nelle spalle. «Non è detto. Comunque sui passaggi segreti non ci contavo davvero». «Insomma», aggiunsi, «in qualche parte ci deve pure essere una falla. È semplicemente impossibile che il professore sia rientrato in casa per svanire nel nulla». «Beh, questo è quanto ci raccontano, Parker», disse Pons soffocando una risatina. «Ma forse la falla è altrove. Staremo a vedere. Ho telefonato a Scotland Yard e ho pregato quei signori di incaricare Maker, non appena arriverà, di accompagnare qui il professor Von Ruda. Fino a quel momento dimentichiamoci della faccenda». L'attesa non fu lunga. Il campanello squillò circa un paio d'ore più tardi. Qualche minuto dopo la scampanellata, fece il suo ingresso Maker, seguito da un vecchio curvo e malandato, che aveva tutte le ovvie caratteristiche dell'insegnante. Non era magro, ma i suoi lineamenti sembravano contratti e raggrinziti, e gli occhi si celavano dietro un paio di occhiali verdi di foggia antiquata. Sui radi capelli un cappello di feltro altrettanto antiquato, e il cappotto nero a mantellina gli arrivava fin sotto i ginocchi. Come tocco finale a questo abbigliamento che sfiorava il grottesco, il professore tedesco stringeva saldamente in mano un ingombrante ombrello, un'anticaglia preistorica. «E allora, signore?» disse rivolgendosi a Pons con voce acuta e petulante. «Spero che abbiate scoperto che ne è stato del mio stimato collega. Non mi farebbe certo piacere essere trattenuto ancora a lungo». «Tanto più che il vostro battello salpa domani, vero, dottore?» domandò Pons sottovoce. «Proprio così. Non voglio mancarlo. Afanti, signore, parlate. Avete scoperto qualcosa?» «Sì, posso dire di sì», rispose Pons con quella flemma particolare che immancabilmente caratterizzava le sue dichiarazioni più importanti. «Spero di avere il piacere, prima che la notte finisca, di esibire lo scomparso signor Faversham». L'affermazione di Pons ci fece ammutolire di sorpresa. Maker mi lanciò un'occhiata perplessa e io feci altrettanto con lui. Soltanto Von Ruda restò impassibile. Non domandò nemmeno, come mi aspettavo che facesse, se Faversham sarebbe stato trovato vivo o morto. Si limitò a dire che sperava che Pons non sbagliasse, perché così egli non sarebbe stato costretto a rinunciare al suo imbarco. «Per cominciare», disse Pons, «vorrei sentire da voi come sono andate le cose, dottore». «Di nuovo?» scattò bruscamente Von Ruda. Poi, alzando le spalle, soggiunse. «Suppongo di non poter esimermi. Devo raccontarvi proprio tutto?» «Tutto, dottore». Il vecchio scrollò di nuovo le spalle sbilenche e cominciò. «Come certamente già sapete, sono venuto a Londra per fare una visita.
Trovandomi a Parigi, avevo combinato con il mio caro amico e collega, il professor Faversham, di incontrarmi con lui direttamente a casa sua al suo ritorno dalla Scozia, come infatti avvenne 5 giorni fa. Arrivato a Londra, scesi alla Delphi e quella stessa sera mi recai a casa di Faversham. Egli era appena rientrato e io rimasi con lui alcune ore. Era molto tardi quando tornai in albergo, come vi potrà confermare il portiere, se vi interessa informarvi. Esatto, mi sono già informato. Sono anche al corrente che ogni giorno, regolarmente, avete lasciato l'albergo ancor prima dell'alba. Suppongo che abbiate passato le vostre giornate col professor Faversham. Sì, stavamo lavorando insieme. Questo fino alla scorsa notte. Anche ieri ho trascorso tutto il giorno con lui. Verso la mezzanotte, quando mi alzai per andarmene, egli si offrì di accompagnarmi fino alla strada principale, lo Strand, mi pare che si chiami, dove avrei potuto prendere un mezzo di trasporto. Uscimmo insieme sul poggiolo, ma Faversham rientrò per andare a prendere l'impermeabile, che era appeso in fondo al corridoio, poco lontano dalla porta d'ingresso. Io rimasi ad aspettarlo fuori. Per quanto tempo lo avete aspettato? Per un po' meno di 10 minuti, direi. Visto che non tornava, entrai in casa per cercarlo, senza però mai perdere di vista la porta. L'impermeabile era ancora appeso all'attaccapanni, ma il professore non c'era. Non era nella biblioteca e non era nemmeno sul terrazzo, quando uscì fuori di nuovo. Lo chiamai ad alta voce e i miei richiami attirarono l'attenzione della gente che mi ha accompagnato qui questa notte. Senza dubbio, egli vi avrà già raccontato il resto della storia. Dite di aver guardato nella biblioteca. Non avrebbe potuto essere nascosto là dentro, il professor Faversham. Impossibile, signore. Se avete visto la stanza, avrete notato che le pareti sono completamente coperte da scaffali pieni di libri. L'unico oggetto grande abbastanza perché qualcuno possa nascondersi è la scrivania, ed è collocata in maniera che dalla porta ne siano ben visibili 3 lati. Pons annuì. Nella biblioteca c'è una porta di comunicazione che dà su una stanza interna. Il professore potrebbe essere uscito da quella porta, no? Un sorriso sfiorò il volto del professore tedesco. No, mio caro signore, replicò con voce irritata. Anche quella era perfettamente chiusa a chiave. E poi, se vi foste dato la pena di investigare più a fondo, avreste visto che è la porta di uno stretto armadio. Pons non fece caso alla caustica osservazione di Von Ruda e continuò. Professore, vi rendete conto che in questo problema, così come ci viene presentato, c'è una falla di notevoli proporzioni? Davvero, signor Pons? Vorreste forse insinuare che sono stato io? E con chissà quali arti magiche avrei provocato la scomparsa del mio buon amico? Niente di così drastico, mio caro professore. Niente di così drastico, replicò Pons con una risatina. Ma esaminiamo le vostre dichiarazioni sotto l'aspetto della logica. Dite di aver sempre tenuto d'occhio la porta, che è l'unica possibile via d'uscita dalla casa. Avendo visto rientrare il professor Faversham e avendo sempre tenuto sotto controllo l'unica uscita, voi continuate a sostenere che Faversham non ha mai lasciato la casa. E ciò malgrado sia incontestabile che in casa Faversham non c'è più. A parte la maniera incoerente in cui voi avete esposto le cose, è proprio questo che io sostengo. Avete guardato dietro l'impermeabile? Chiese Pons improvvisamente. Yavol, ho guardato. Supponiamo per un momento che Faversham avesse avuto un motivo per scomparire. E supponiamo che si tenesse nascosto dietro la porta della biblioteca mentre voi vi avvicinavate alla nicchia. Ammettendo questa ipotesi, non vi pare che avrebbe potuto uscire di casa nell'esatto momento in cui voi guardavate dietro l'impermeabile? L'espressione del professore si alterò in maniera quasi comica.
Se, e patate dico se, l'ipotesi fosse esatta, se, avrebbe potuto farlo. Bene, benissimo, esclamò Solar Pons. Pare che siamo sulla buona strada. Allungò una mano e afferrò Di Filosofie. Riconoscete questo volume, professore? Certamente. È un libro che ho regalato al professor Faversham nel 1921. Un tono di Natale. L'avevo dedotto anch'io dalla dedica. Riponendo il libro, Pons domandò: in che data, pressappoco, avete spedito il regalo a Faversham? Credo nella prima settimana di dicembre del 1921. Accennando di sì col capo, Pons si alzò in piedi. Penso che non ci sia altro, professor Von Ruda. E il professor Faversham? Domandò il tedesco con il suo tono autoritario. Sono pronto a esibirlo, disse Solar Pons senza scomporsi. Così dicendo, egli si chinò rapidamente verso il professore tedesco e con un unico gesto gli strappò dal naso gli occhiali verdi e gli cancellò da un lato della faccia quasi tutte le rughe accuratamente disegnate. L'individuo balzò in piedi e si gettò addosso a Solar Pons, ma Maker lo immobilizzò afferrandolo per le spalle. «Professor Faversham, lieto di fare la vostra conoscenza», disse Pons. Poi, rivolgendosi a Maker, soggiunse: «Potete arrestarlo per tentata appropriazione indebita di 10.000 sterline sottratte ai fondi dell'Università Merck». Faversham non disse una parola, ma continuò a fissare Pons con intensità. Questi sedette e tirò fuori la fedele pipa con la maggiore indifferenza possibile, come se non avesse fatto niente di straordinario. «Mio caro Faversham», disse Pons, «il vostro schema era troppo perfetto. Il vostro cervello è andato al di là di un piano verosimile. Il primo errore lo avete commesso apponendo su questo volume» — egli batté un colpetto sul libro Di Filosofie — «la data del Natale 1921. Il secondo riguarda i vostri libri. Quando in una biblioteca non c'è un solo volume che abbia per il proprietario un autentico valore affettivo, regali, ricordi, libri quali un professore, per la sua posizione sociale, non può mancare di ricevere in omaggio, si va a colpo sicuro supponendo che i predetti libri siano stati portati altrove. Ma un professore andando in vacanza non li avrebbe certamente trascinati in giro per il mondo. Dove sono allora? E perché sono spariti?» «La risposta è abbastanza ovvia. Voi siete riuscito a carpire la fiducia dei dirigenti dell'università, e vi siete riuscito così bene che persino adesso faranno fatica a convincersi della vostra doppia personalità. Speravate di scomparire in maniera da far credere che foste rimasto vittima di un delitto. Così non vi avrebbero perseguito, e più tardi avreste potuto ricomparire nelle vesti di un rispettabile gentiluomo di mezza età e sistemarvi in qualche paese del continente, laddove, senza dubbio, prima di partire per la Scozia, avete già spedito i vostri libri più cari. Tornato a Londra, siete sceso alla Delphi, assumendo l'identità del dottor Von Ruda, che sapevate difficile da localizzare in un breve lasso di tempo, perché ha lasciato l'insegnamento fin dal 1921. Sapevate di poter stare tranquillo, anche se, come prevedevate, avessero chiesto informazioni all'Università di Bonn. Poi, per documentare la vostra amicizia con Von Ruda, vi siete procurato una copia del suo libro, ma inavvertitamente vi avete apposto una data anteriore di 5 mesi a quella dell'edizione. Avete lasciato il libro in evidenza perché ci fornisse una specie di prova indiziaria di un'amicizia che non è mai esistita. Come Von Ruda trascorrevate le notti alla Delphi, ma prima che facesse giorno lasciavate l'albergo e ridiventavate il professor Faversham, facendovi vedere frequentemente dal dottor Dunnell, un testimone autorevole che abita dall'altra parte della strada. Avete fatto in modo che il dottor Dunnell vedesse anche Von Ruda, così, se necessario, ne avrebbe confermato l'esistenza. Siete arrivato al punto di procurarvi 2 passaporti, uno per voi e uno per Von Ruda. Il vostro lo avete lasciato intenzionalmente sulla scrivania della biblioteca, per valorizzare l'ipotesi di una vostra scomparsa non volontaria.
Però non avevate previsto che avreste potuto essere trattenuto come testimone oculare. Se non ci fosse stato questo inciampo, voi avreste potuto ritenervi relativamente al sicuro. Infatti, se foste semplicemente scappato col denaro, vi avrebbero dato la caccia per il resto dei vostri giorni. Con Faversham ritenuto morto, invece, voi avreste avuto la possibilità di vivere una nuova vita. Quando poi vi siete accorto che cominciavano a nascere dei sospetti, avete afferrato al volo la prima idea che vi ho suggerito per modificare la vostra storia. L'ipotesi cioè che forse Faversham era uscito mentre voi guardavate la nicchia. E ciò era in contrasto con i vostri perentori dinieghi che esistesse tale possibilità. Per inciso, ho trovato piuttosto buffo il vostro piccolo stratagemma di dormire una volta nella branda. C'è una grande differenza fra il dormire in un letto una volta e dormirci 5 notti. Un attento osservatore se ne accorgerebbe subito, esaminando le lenzuola e le impronte. Un'impronta singola è ben delineata, di solito i contorni sono netti, e le lenzuola sono sgualcite in un posto solo. Varie impronte sovrapposte, invece, risultano più confuse, più estese, e le lenzuola più spiegazzate. «È tutto?» domandò il professore con calma. «Ho l'impressione che ce ne sia abbastanza, dottor Faversham». «Bene. Ho trascorso un'ora divertente in vostra compagnia, signor Pons», disse il professore in tono di sollievo. «Ma purtroppo è arrivato il momento di augurarvi buonanotte». Scrupolosamente tenuto d'occhio da Maker, nel cui sguardo brillava un'esultante gratitudine, Faversham lasciò il nostro appartamento come se tutto andasse per il meglio, nel migliore dei modi. Pons si avvicinò alla finestra e rimase a osservare i due finché non salirono su un tassì. «Ho l'impressione», disse parlando di spalle, «che Faversham sarebbe potuto diventare un autentico grande criminale. In potenza ne aveva tutte le caratteristiche». E il suo tono era come se egli ne provasse quasi dispiacere. Gli audio racconti. Serie Solar Pons. Il fu signor Faversham di August Derleth. Letto da Adami.